Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, ragazzi, con la V maiuscola. Ok, oggi parlerò del coronavirus, della paura. Non credete a tutto ciò che la TV racconta. Non credete, rispettate le autorità, ma non credete a tutto ciò che qualcuno, per interesse o meno, ha per diffondere notizie di terrorismo mediatico. Io conosco gente che ha paura, ragazzi, che non sta vivendo, che rischia anche la vita a causa di queste notizie della TV. Che predicano, seminano terrore. Va bene tutto, metti la mascherina, distanziamento sociale, stai a casa tua, quello che vuoi, perfetto, ma basta girare, rigirare lo stesso olio bollente alla povera gente. Io mi riferisco, ragazzi, soprattutto agli sciacalli di qualche, agli sciacalli non tutti, ma una buona parte dei giornalisti che per fare audience pubblicano dalla mattina alla sera notizie brutte, e purtroppo c'è una bella fetta di popolazione che si ammala soltanto alla notizia che il mondo sta per crollare, che la gente sta morendo per strada accanto a casa tua come le mosche quando butti l'insetticida. Per cui se tu da solo non riesci ad eliminare da te o dal tuo caro, spegnendo la TV, i social, le notizie negative, mettendo film e cose che ti fanno rilassare, benissimo, se non puoi farcela e non puoi andare in giro o perché il tuo caro non vuole l'aiuto, puoi utilizzare anche l'auto ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Ti scarichi l'audio MP3 DCS no panico, premi play, segui le istruzioni molto facili, a prova di nonna, a prova di pigro, a prova di idiota. E dalla sera alla mattina, in un giorno, in pochissimo tempo, anzi zero tempo possiamo dire, l'ansia, la paura del tuo caro che abbia 4 anni, 8 anni, 100 anni, 90 anni, 60 anni, 50 anni, sparisce come si scioglie la neve al sole, in un flat. Ok? Sono parole naturali, semplici, che hanno però il potere di guidare la tua mente profonda dove alberga la paura che questi signori, con l'ipnosi di massa, con la TV, e quando dico TV dico anche social, che oggi tutti viviamo col cellulare in mano, hanno instillato nella tua mente e in quella del tuo caro. Ora, per eliminare quest'immagine che ti causa paura, che ti causa ansia, che ti causa terrorismo, tremore, timori nella tua mente e nel tuo corpo, perché tutto si somatizza, ragazzi, anche le parole, i pensieri, le immagini si somatizzano nel nostro corpo, che tu ci creda o no, bene, tu puoi utilizzare l'ipnosi DCS vera e professionale. Non credere neanche ad una parola di quello che ti ho detto, pensa soltanto che l'ipnosi DCS, il metodo DCS rispetto all'ipnosi conformista e commerciale, può essere utilizzata anche per chi non vuole il tuo aiuto, per chi non vuole né aiuto online, né dal vivo, né girare cappelle guru, né andare in giro a mettere la famosa tuta o andare in palestra, anche contro la volontà. Quindi approfitta di questo grande metodo DCS unico al mondo che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills e azione, agisci, agisci, agisci. Rinunciare ad una colazione al giorno per 30 giorni non è niente rispetto al valore, alla felicità, all'allegria, alla gioia che tu già puoi immaginare quando sarai libero e libererai il tuo caro dalla paura di questo coronavirus, di questo... paura esagerata, ok? Perché grazie a Dio qualcuno ha interesse a ingigantire la paura a livello mondiale. Chiediti da solo il perché. Va bene? Come se la gente non morisse mai tutto l'anno. E purtroppo la gente muore, perché morte e vita sono un'unica entità. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Visita la mia... il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che può cambiare la vita.
visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi autoipnosi del dottor Claudio Saracino, e seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. Alla prossima, un bacio, un abbraccio.